Questo programma è realizzato in collaborazione con Ristorante Casa Tua. Pezzapore, e quest'oggi ho veramente il grande piacere di avere al mio fianco il professor Francesco Frati, benvenuto. Grazie. Benvenuto. Un piatto per Siena, come amo dire. Quindi Francesco, oggi cosa ci prepari come piatto da proporre ai nostri telespettatori? Allora, ho pensato di proporre un piatto che è una rivisitazione della carbonara tradizionale, che chiameremo carbonara di mare. Sostanzialmente il pesce, tre tipi di filetti di pesce sostituiscono il guanciale o il rigatino a seconda di cosa. E quindi che pesce abbiamo, diciamo? Qui abbiamo dei filetti di tonno, dei filetti di salmone e dei filetti di pesce spada. Ottimo. Poi abbiamo l'uovo, ovviamente, che è l'ingrediente clou caratteristico della carbonara. Abbiamo il pecorino romano, che può essere sostituito dal parmigiano a seconda del gusto e del gradimento di chi cucina e soprattutto di chi mangia, e poi abbiamo un bicchiere di vino bianco che servirà per dare ancora più sapore al pesce durante la risaltatura della e poi mi avevi detto lo spaghetto come pasta, ma uno può mettere pasta a piacere, però ti hai detto lo spaghetto più grosso è meglio. Sì, a me gli spaghetti piacciono molto spessi, quindi ho chiesto che ci fosse uno spaghetto il più spesso che c'era. E siccome qui siamo a casa tua, cioè non a casa tua ma al ristorante casa tua, è ogni desiderio è un ordine. Esatto, sono stato accontentato. E allora dobbiamo andare a Fornelli, ragazzi. Allora, siamo arrivati alla vera e propria preparazione. Francesco, ti vediamo all'opera. Iniziamo la carbonara di pesce. E insomma, la prima domanda che ti vorrei fare è: ti diletti in cucina? Sì, mi diverto, mi piace cucinare compatibilmente con il tempo a disposizione, però mi diverto abbastanza, non posso dire di essere un professionista, però è una cosa che mi fa piacere fare. Possiamo iniziare a vederti all'opera. Dopo aver messo l'acqua al fuoco, l'acqua per la pasta, possiamo iniziare a preparare la crema d'uovo. Possiamo utilizzare sia soltanto i tuorli, oppure a seconda del gradimento possiamo anche mettere qualche chiara. In questo caso noi abbiamo già preparato il tuorlo di 6 uova. Ottimo. Considerando di avere a tavola 4 persone. E a queste 6 uova aggiungiamo il pecorino romano già grattato. Ecco, e quindi facciamo la crema. E anche qua la quantità può essere sostanzialmente oggetto del gradimento personale. Allora, dopo aver aggiunto il pecorino romano, dobbiamo fare una crema. Vai. Che sia sufficientemente cremosa e densa da insaporire adeguatamente il piatto. Allora, Francesco, come amo dire io, mentre cucini ci palleggiamo un po' nella conoscenza, anche se Francesco Frati ormai, voglio dire, è un personaggio talmente conosciuto a Siena per tanti e tanti motivi, il professor Francesco Frati. Insomma, la prima considerazione che vorrei fare è che comunque sei stato rettore, sei il presidente della Menzana. Probabilmente se si vociferava di te come un possibile candidato sindaco, se tu fossi stato o un giorno sarai capitano della tua contrada, non mi meraviglierei.
Ecco, ma ti senti un po' un predestinato? No, no, assolutamente. Mi sento fortunato perché ho avuto la possibilità durante la mia vita, la mia carriera professionale e la mia vita personale di fare cose che mi hanno entusiasmato, fortunatamente di fare un mestiere che mi piace. Ho avuto poi la possibilità di, così mi è stato chiesto di fare il presidente della Mezzana, sono sempre stato legato a quella società, ho giocato al basket quando ero piccolo, quindi ecco, mi sento una persona fortunata perché ho avuto la fortuna di poter fare durante la mia vita cose che mi hanno gratificato e che mi hanno divertito. Però ci vuole anche tanta preparazione. Beh, ci vuole la passione, soprattutto la passione, poi ovviamente se si fa riferimento al mio periodo da rettore è chiaro che ci vuole la competenza, ci vuole la capacità, ci vuole però anche l'amore per l'università pubblica che in qualità di rettore si finisce per rappresentare. Che esperienza è stata per te quella? Ah, bellissima, è stata. Io l'aggettivo che uso sempre quando mi viene chiesto che tipo di esperienza è stata è che rispondo sempre è stata un'esperienza divertente. Io a fare il rettore mi sono divertito perché ho fatto quel mestiere con entusiasmo ed anche quando ovviamente e inevitabilmente capitavano i problemi, le situazioni in cui magari ci si arrabbiava un po', ecco, complessivamente l'esperienza è stata un'esperienza straordinariamente gratificante e devo dire anche molto divertente. C'è da dire che non è che hai avuto situazioni di poco conto, c'è stato anche il Covid nel frattempo e quella è una situazione, però quello è un evento che ha colpito varie... È vero che c'è stato il Covid, è vero che gestire il Covid nella posizione di rettore, avendo la responsabilità per 17.000 studenti e 1.500 dipendenti, era una responsabilità grossa, però è anche vero che il Covid è stata una piaga per tutti i settori. Certo. E chi più chi meno, ciascuno di noi nei nostri momenti di responsabilità ha avuto a che fare con un evento straordinario ed è un evento che speriamo davvero che non si ripeta più. No, lo speriamo di tutto cuore. Ora nel frattempo allora, dopo aver palleggiandoci forse non so anche in una fase facciamo isterica, voglio dire, però un po' frenetica, dopo aver fatto questa cremina, noi mettiamo... Esatto, dopo aver fatto la crema dell'uovo è arrivato il momento di far cuocere il pesce, la cottura Ottimo. Sarà rapidissima, un paio di minuti o tre. Guarda, abbiamo precedentemente tagliato a dadini di 2-3 cm di lato i filetti dei tre tipi di pesce, tonno, salmone e pesce spada. È arrivato il momento di soffriggerli con uno spicchio d'aglio a cui abbiamo tolto l'anima per evitare le sgradevoli conseguenze del sapore e possiamo iniziare con la cottura del pesce. Come diceva Francesco, mettiamo il pesce così a scottare per 2 minuti. Sì, facciamo andare un po' l'olio quando l'olio con l'aglio ha cominciato ad andare, quindi è bello bollente. Possiamo mettere i nostri filetti di pesce che abbiamo precedentemente tagliato in cubetti. Ottimo. E le facciamo cuocere per un paio di minuti. Senti Francesco, allora torniamo appunto, mi dicevo, agli albori, laureato in scienze biologiche. Perché scegliesti questa cosa da il giovane Francesco Frati? Intanto perché mi sono sempre appassionato agli animali, alla natura, e quando si è trattato di scegliere l'università da frequentare ero un po' indeciso tra l'ingegneria e le scienze biologiche. Poi a Siena all'epoca ingegneria ancora non c'era, la facoltà è stata aperta successivamente e allora ho optato per le scienze biologiche, una scelta che non ho mai rimpianto perché mi sono trovato benissimo anche grazie a professori straordinari che ho avuto modo di incontrare, a cominciare dal professor Dallai che poi è diventato il mio maestro, il professore con cui ho dato la tesi e con cui poi ho finito per collaborare. Quindi questo poi hai iniziato il tuo percorso accademico che è stato un percorso che ti ha visto approdare in maniera apicale all'espressione massima, però un percorso anche umano, perché credo che tu hai citato il professor Dallai, ma insomma la tua formazione avviene attraverso grandi maestri, possiamo dire. Sì, ci sono delle tappe fondamentali nella mia formazione. Una di queste, anzi due di queste,
sono i periodi che ho svolto all'estero durante il dottorato, ecco, e come postdoc. Ho avuto la fortuna di frequentare il Cornell Medical College a New York durante il mio periodo di dottorato. E poi successivamente, una volta conseguito il dottorato, sono stato per un anno postdoc alla University of Connecticut a Storrs, due posti che mi hanno insegnato molto, anche due posti diversi, molto diversi. Al Cornell Medical College eravamo a Manhattan, nel centro di Manhattan, nella metropoli per eccellenza a New York, mentre la University of Connecticut è quella classica università che gli americani chiamano il campus in the middle of nowhere. C'era soltanto il campus universitario, bellissimo, ma non c'erano grandi città vicine. Sì, ed avevi quindi modo di concentrarti al 100% sulle cose che stavi facendo. Ma l'esperienza di Manhattan non ti ha fatto venire la voglia poi di vivere lì? Non ci hai pensato? Non ci ho mai definitivamente pensato. Manhattan e New York è sempre stato un luogo dove sono sempre tornato volentieri, però poi una volta trascorse queste due esperienze ho avuto l'opportunità di ottenere una posizione all'Università di Siena, e allora il richiamo della città dove sono nato e dove sono cresciuto è stato enorme. Sì, è stato enorme. Ma poiché appunto hai citato Siena, e poiché il professor Francesco Frati a Siena è il massimo esperto dell'evoluzione darwiniana, questo ho un aiuto da casa su questo, devo chiederti: ma che evoluzione darwiniana ha avuto il senese negli ultimi 40 anni, secondo te? È una domanda difficile. No, è una domanda. Sì, è una domanda strana. Complessa. Io credo che Siena si sia evoluta come si è evoluta ogni realtà d'Italia. Forse una delle cose che ho percepito dal rettore dell'Università di Siena, dopo esserne stato studente, è che la città ha imparato molto di più in questi 40 anni ad apprezzare lo studente universitario e ad apprezzare l'importanza che la città, che l'università ha all'interno del tessuto cittadino. Io, da rappresentante, addirittura rettore di un'università pubblica, ho molto a cuore e ho molto presente l'importanza che l'università come istituzione ha nella società occidentale del terzo millennio. Ma certamente il ruolo dell'Università di Siena dentro la città di Siena è un ruolo straordinario, che abbiamo cominciato ad apprezzare di più negli ultimi 10 anni, quando le diverse crisi che hanno colpito alcune delle altre istituzioni della città, prima fra tutti l'Università tra l'altro, forse hanno fatto apprezzare di più ai cittadini quanto sia importante il ruolo dell'Università come istituzione che valorizza e che arricchisce la città da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista economico. Quindi complessivamente, Francesco, scusami per me se ti interrompo, che tutte le vicissitudini cittadine di vario titolo, vario genere, hanno in qualche maniera, facendo, appunto parlando dell'università, come dato una consapevolezza, secondo te, quindi un'evoluzione positiva. Sì, io penso sia positivo. Io penso sia positivo. Anche sulle cose brutte che sono accadute, parliamoci. Sì, certo, certo. No, ma questo è stato positivo perché noi come senesi abbiamo necessariamente il bisogno di riconsiderare il modello di sviluppo della città. E non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, che si fa nemmeno nel giro di un anno, è una cosa che si fa con gli anni, forse con i lustri, forse con i decenni, ma una cosa che abbiamo cominciato a fare. E l'università, da questo punto di vista, che è stata la prima istituzione che è entrata in crisi in città, è stata forse anche la prima ad uscire da questa crisi. Vero. Perché era quella che ha la fortuna di poter avere supporto anche per poter generare la propria ricchezza attraverso i progetti di ricerca, attraverso l'attrazione degli studenti, attraverso ovviamente i fondi ministeriali, che arrivano però se si fanno le cose per bene. Certo. Senti, Francesco, allora qui abbiamo, ora ritorniamo al momento cucina, abbiamo saltato per un paio di minuti tre tipi di pesce. Bene. A questo punto li togliamo dal ottimo, dalla padella, dove poi risalteremo successivamente la pasta, e sgrassiamo la padella con mezzo bicchiere di vino bianco. Ottima che scelta. Lasciamo a cuocere a fuoco lento. È arrivato il momento catartico di buttare la pasta. A te l'onore.
Beh, la prima cosa che si fa infatti è quella di mettere l'acqua della pasta, ecco. Adesso noi abbiamo i bollitori, e mettiamo l'acqua, mettiamo la pasta nell'acqua, possiamo calcolare 80 grammi di pasta a persona, se a tavola ci sono delle persone che mangiano di più, magari anche un etto e 20 per se uno. Se non siete dei mangioni. E dicevo, ho visto questa tua bella foto con Francesco Totti, di una partnership che può nascere con la Menzana. Allora, intanto ci devi dire, da presidente della Menzana, ci hai già detto la tua esperienza entusiasmante, come nasce questa partnership e che futuro avrà la Menzana, che è un'istituzione ed è stato un mito del basket italiano. Posso allora, dire? È stato, perché è stato, speriamo che sarà. E speriamo che torni adesso. Ecco. Allora, ho già detto dell'entusiasmo che mi ha portato ad accettare la sfida che mi è stata proposta dalla Menzana, dalla Polisportiva Menzana in primis, e in particolar modo dalla possibilità di collaborare con Riccardo Cariani e per Francesco Pinella in primis e con tutto il loro staff. È stato un grande onore per me che mi sia stato offerto di poter essere presidente della Menzana, ecco, ed è una cosa che ho accettato con grande entusiasmo. Quando è iniziata questa avventura abbiamo cominciato a lavorare consapevoli del fatto che non potevamo correre il rischio di un altro fallimento dopo i due sanguinosi fallimenti che hanno attraversato la storia della Menzana nell'ultimo decennio, e ci siamo posti come obiettivo quello di fare le cose con calma, in maniera sostenibile e, come ogni tanto si usa dire anche a Siena, di fare il passo lungo quanto la gamba che avevamo a disposizione. Ma la mia fortuna è stata quella di incontrare sulla mia strada collaboratori e persone che hanno condiviso lo stesso entusiasmo, la stessa serietà e la stessa voglia di avviare un percorso di crescita. Ho già citato i ragazzi, le persone che collaborano con me in società, vorrei aggiungere tutti gli sponsor, i partner che sono partner della società. Ma in primis la conoscenza con Gianluca Rotondi di Note di Siena, che da dicembre è il main sponsor, il title sponsor della società, un ragazzo che campano, che ha studiato a Siena e che ha voluto tornare a dare qualcosa alla città dopo che la città gli aveva consentito di laurearsi e quindi di diventare un professionista. Vedi il link ancora università. Ma l'obiettivo della Menzana qual è? Quello di tornare in A? Beh, l'obiettivo della Menzana è quello di crescere. Non abbiamo un obiettivo né a medio né a lungo periodo. Però sappiamo di avere un pubblico, come ha detto il nostro allenatore Paolo Betti qualche settimana fa, un pubblico di Serie A per una squadra di Serie C. Certo. E allora dobbiamo sentirci obbligati nei confronti di questo pubblico ad impegnarci continuamente per far sì che la Menzana possa crescere il più possibile. Non so se succederà quest'anno, non so se succederà il prossimo anno, ma dovrà succedere prima o poi. Allora, Francesco Frati, secondo me, è veramente un senese virtuoso. Ovviamente è un professore, ama la sua istituzione universitaria, quindi l'università, ama la sua contrada, perché è un grande contradaiolo della Lupa, ama lo sport, il presidente della Menzana Basket, ma direi anche la Robur, ti ha visto tra le proprie fila come tifoso. Certamente, sì. E quindi voglio dire, perché non hai accettato la candidatura a sindaco, a primo cittadino di Siena? Ti posso fare questa domanda? Ah, certo, sì. Te sì, l'hanno sì. fatta questa domanda? Beh, me l'hanno fatta, sì, ci ho pensato, so che per un po' sono stato anche sulla bocca di tanti, ci ho riflettuto, c'erano tante persone al di là di coloro che hanno un ruolo politico. Venivo stimolato a prendere questo incarico, o a promuovermi per prendere questo incarico, anche da persone che incontro per la strada, amici della gioventù, amici senesi, di una vita. Persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi contrada, di qualsiasi realtà, di qualsiasi ambiente. Ci ho pensato un po' e poi ho risposto no, e ho pensato che la cosa non facesse per me, esattamente per il motivo per cui ho fatto le altre cose che ho fatto, perché non sentivo di avere l'entusiasmo per assumere quel ruolo, non sentivo di esserci portato, ed allora ho preferito, per non correre il rischio di ferire la città a cui inevitabilmente voglio bene, ho pensato di soprassedere. Senti, i tuoi obiettivi al di là di quelli da presidente, non ci hai detto questa partnership col Pupone, mi incuriosisce, scusami se voglio tornare lì. Sì, perché poi ecco, recentemente tra gli sponsor della Menzana è entrata anche una società di infotainment, Betson Sport,
la quale è in questo processo di ingresso in città con un progetto di sponsorizzazione di molte realtà non di primissimo piano ma di secondo piano, ha scelto come testimonial Francesco Totti. Siamo quindi stati invitati all'evento di presentazione di queste partnership e abbiamo avuto l'occasione di regalare la maglia della Mezzana con il numero 10 a Francesco Totti. Beh, è simpatico, lo era anche quando era un giocatore, indipendentemente dalla fede calcistica, e lo è anche personalmente. Senti Francesco, allora qui continuiamo, stiamo quasi per ultimare il piatto, mi avete visto un piatto molto semplice. In realtà io quando invitavo Francesco Frati, il professor Francesco Frati, ho detto ti invito a fare un programma di più. Voleva fare una torta di mele, magari ce la farà in uno nuovo, perché poi quali sono i fiori, parlando di cibo invece, ti piace appunto dilettarti, ti piace cucinare per amici, sei un amante del cibo, sei un amante del cibo in casa? Ecco, intanto siamo già quasi a scolare la pasta. Sì, sono un amante. Allora, da un punto di vista della preparazione, ho aggiunto un po' d'acqua. Ottimo. Dopo che si era sostanzialmente asciugato l'alcol del vino, ho aggiunto un po' di acqua di cottura per preparare la padella a saltare la pasta. E nel frattempo scoliamo. Fantastico. Aggiungiamo. Aspetta, te la reggo, mi permetto di darti una mano. Aggiungiamo la padella. Vai. E cominciamo a saltarla. Eccola qua. Io intanto la saltiamo un pochino. Mi preparo a fare il sottocuoco. Bravo. Tanto per citare. Appunto. Prima la saltiamo un po' nel. Diciamo nella sua acqua di cottura, forse è il caso di aggiungere un po' di quest'acqua di cottura. È arrivato il momento di aggiungere i filetti di pesce che precedentemente avevamo preparato. Guarda, un aspetto ottimo, devo dire. Questa l'avevi rifatta, sì? Sì, certo. Al mare, a un amico? Sì, agli amici, alla famiglia. Certo. A me piace molto cucinare per la mia famiglia, mi piace molto, per ovviamente. Gli Ho avuto durante la mia attività, insomma, sono stato tanto all'estero, mi capita spesso anche adesso di andare all'estero, di star fuori magari anche per giorni, e quindi spesso di mangiare fuori, quindi mi piace anche quando torno a casa di mangiare a casa, e mi piace avere amici a cui magari posso cucinare, ma io ovviamente percepisco la cucina come un momento di socialità e anche come un momento di divertimento, non tanto come un obbligo, dai. Un obbligo o addirittura, come dire, il tentativo di diventare più bravo di qualcun altro. No, beh, questo è certo. Allora, il piatto sta per essere abbiamo ultimato. Abbiamo spento il fornello perché l'uovo va aggiunto soltanto una volta che il fornello è stato spento. Questo perché a me la carbonara piace di più fluida. Più fluida. Non con l'uovo che nel frattempo si è un po' affrittellato. Ragazzi, il professor Frati è un perfezionista della cucina. Devo dire grazie per questo piatto che poi andremo a gustare, ovviamente. Senti, tornando all'aspetto del personaggio Francesco Frati, che insomma ha un curriculum importante, ma come detto la vita ti ha messo di fronte a questo percorso, hai fatto con grande entusiasmo. Per chi non conosce Francesco, è veramente una persona genuina, voglio dire entusiasta di quello che fa. E qual è il tuo obiettivo, al di là di riportare in alto la Mezzana in questo momento? Cioè, hai un obiettivo da come uomo che ti senti di raggiungere? Perché insomma te sei stato rettore all'università, avresti voluto fare il sindaco, perché tanto se ti candidavi vincevi, anche se non la volevo fare. Sei il presidente della Mezzana, ma l'uomo Francesco Frati? Ma sai, gli obiettivi personali sono inevitabilmente legati alla famiglia, quindi poiché io ho la fortuna di avere una bella famiglia, di essere entrato nella famiglia di mia moglie con due suoceri a cui sono straordinariamente affezionato, ho una sorella con i nipoti, siamo circondati da nipoti, abbiamo avuto io e mia moglie nostro figlio relativamente tardi, avevamo già 42 anni, ma fino a quel momento eravamo stati zii orgogliosi di una serie di nipoti con i quali siamo legatissimi, e mi pare di capire che anche loro sono molto legati a noi, e questo ovviamente è una delle cose che rende la nostra vita felice. E allora mi verrebbe da rispondere alla tua domanda dicendo
che semplicemente il mio obiettivo per la mia vita personale è quello di continuare a trovarmi bene nella familia, che ci sia veramente è un valore importante. È un valore. Bello, questo è un bello spot. Uso una parola brutta, no, non è uno spot, è un bel sentimento, assolutamente. Allora, adesso abbiamo... smettiamo di chiacchierare. Forza. Perché è il momento. Il tempo che trascorre dal momento in cui inseriamo la crema d'uovo al momento in cui impiattiamo deve essere breve. Vai. Allora, qui questa, vedete, una crema molto densa, devo dire, però a te piace così, l'hai addensata nella maniera giusta, non vediamo l'ora di assaggiare questo piatto. Ovviamente, Francesco, la pasta è anche una scelta, che c'entra la carbonara se uno è di spaghetti, però per dirti ci sono anche altri formati, mi verrebbe da dire, ne so, A Roma sì, fanno i cannelloni, spesso quando vado a Roma e mi capita di mangiare la carbonara, assolutamente fanno sì, rigatoni, sì, rigatoni. Si potrebbe utilizzare anche quella, sì, certamente. Ecco. Quindi visto questo facciamo, senti, e invece la tua attività, facendo sempre parleggiandoci della tua vita anche professionale, passare da rettore a tornare a essere professore ordinario è stato un controshock? È stato qualcosa che ti ha... No, è stata un'altra di quelle cose che ho fatto con entusiasmo, no? A me piace essere curioso, forse è parte della mia essenza, della mia natura di ricercatore. Quando ho cominciato a fare il prorettore, gentilmente coinvolto, e lo ringrazio ancora, dal precedente rettore, il professor Riccaboni, certo, ho sostanzialmente cambiato la mia attitudine, il mio lavoro all'università. Sono passato ad occuparmi più di management e più di amministrazione ed organizzazione che non di ricerca e di didattica. E questo ovviamente è continuato durante i 6 anni del mandato di rettore. È chiaro che se c'è una cosa che mi è mancata mentre facevo il rettore è proprio il contatto con gli studenti, con la didattica, con la ricerca, che nel mio caso significa anche stare in laboratorio, andare sul campo a campionare, girare il mondo per fare diversi campionamenti. E quindi in un certo senso, dopo 12 anni tra prorettore e rettore, veramente sentivo il bisogno di tornare ad occuparmi di ricerca vera, di ricerca concreta. Ho avuto la fortuna di essere coinvolto in un importante progetto del Ministero legato ai fondi del PNRR, il National Biodiversity Future Center, all'interno del quale ho un ruolo importante di coordinamento di un gruppo importante di ricercatori in tutta Italia che si occupano di biodiversità terrestre. E questo ovviamente è stato uno stimolo straordinario per tornare nel mio ufficio, nel mio laboratorio. E parlando di futuro, il futuro al mondo? Da un punto di vista proprio... Rispondere a questa domanda in questo momento in cui i rumori della guerra si fanno così forti è molto difficile. Io però sono un ottimista per natura e credo che alcuni dei valori fondanti della nostra specie, chiamiamola così, poi alla fine si affermeranno e potremo forse lasciare ai nostri figli un mondo migliore di come glielo stiamo lasciando adesso. Anche da un punto di vista ambientale c'è un elemento straordinariamente importante che forse non tutti conoscono. L'8 febbraio del 2022 il Parlamento italiano ha approvato una modifica della Costituzione inserendo la difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi all'interno di uno degli articoli della Costituzione. Ecco che occuparsi di biodiversità, conservarla e ripristinarla laddove è necessario è diventato non soltanto l'impegno di qualche ricercatore un pochino ideologico, ma è un impegno che rispetta la nostra Costituzione. Fantastico. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle.
ora siamo al ristorante Casa Tua con Emanuele. Grazie Emanuele di ospitarci, abbiamo già ringraziato lo chef. Un piacere. Cosa ci versi con questa carbonara di mare che ci ha presentato il professor Francesco Fratti? Con la carbonara di mare che arriva subito, vi serviamo un'anzonica in purezza della Maremma, Amor, Morris Farm l'azienda. Ottimo, bene, quindi... Ora, assaggiamo, vediamo se è di vostro gradimento. Sicuramente il professore gradirà. Vino fresco con una buona mineralità, quindi rinfresca la bocca, bella sapidità, bella limonosità, per cui grazie, invita infinito proprio ai climi un po' più estivi a cui allora, ci prima avvicinando. Di... Grazie Emanuele, grazie, grazie anche voi. Del consiglio del, ci del vino. Ti porto subito il piatto. Perfetto, io proporrei un brindisi, Francesco, cosa possiamo brindare? Ma intanto a casa tua la brinderei, ci ho ospitato. Esatto. Mi sento di ringraziare anch'io il cuoco, perché quando un estraneo entra nella cucina di un cuoco è sempre un momento molto particolare. E allora, questa l'ha detta apposta, perché siccome viene a mangiare spesso non si sa mai beh, il cuoco si rifaccia. Qui solo persone importanti. Allora, questa è la carbonara di mare che ci ha proposto Francesco Frati, ma l'altro brindisi o l'altro augurio che possiamo fare, Francesco? Anche qui il pepe ci vuole, signore? Eh sì, se no non c'è carbonara che tengo. No, se no è quasi pepe, senza trippa. Io lo metto gatti, dappertutto. Ti metti il pepe dappertutto. Ci vuole un po' di pepe nella vita. Io lo metto dappertutto, a me piace. Assolutamente. Però dicevo, mi incuriosisce questo aspetto dell'umanità. Grazie. Appunto del futuro. E vorrei fare questo parallelismo con Siena, perché tu dicevi che chi in questi anni ha potuto comunque rivalutare anche un'istituzione o un'università attraverso una crisi, c'è da augurarsi che anche nel mondo succeda la stessa cosa, no? Beh sì, c'è da augurarselo, assaggiamo, perché questo è un momento in cui davvero il mondo sta vivendo un periodo di crisi. Ce ne sono state in passato, forse anche più gravi di questo, però la speranza è che queste crisi ci insegnino qualcosa, come spero che abbiano insegnato a noi senesi. Io non sono di quelli che mi piace guardare al passato per andare a cercare di chi sono le responsabilità di quella cosa o quell'altra cosa che è successa. Diciamo. Io credo che sia molto meglio occupare il nostro tempo nel cercare di capire che cosa fare nel prossimo futuro, vicino e magari anche più lontano, sia in città che nel mondo. Ecco, intanto noi, giusto quello che dici, sono d'accordo, bisognerebbe che diventasse un mantra per molti, anche in città, però nel frattempo noi mangiamo e devo dire che questi spaghetti sono ottimi, cottura esemplare, piatto semplice e non ci rimane altro che gustarci. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. Abbiamo gradito ovviamente il piatto che ci ha cucinato il professor Francesco Frati, come dicevamo, piatto semplice però complesso nel senso che tutti i passaggi devono essere fatti nel modo giusto e devo dire che Francesco ce l'ha illustrato divinamente. Io ti ringrazio, però ti senti anche di fare un'ultima battuta? Ma certamente di ringraziare te Luciano per avermi invitato a fare questa esperienza. Un onore. Nella quale mi sono divertito molto, perché mi diverto a cucinare, perché mi diverto a parlare del mio lavoro e della mia città e perché ho trovato qui un'ospitalità al ristorante Casa Tua straordinaria. Devo dire, fatemi aggiungere, abbiamo trovato anche del pesce di grande qualità, perché la grandezza di questo piatto non la fa tanto il cuoco, ma la qualità del pesce. Grazie a Francesco Frati, il professor Francesco Frati, insomma abbiamo parlato della sua vita professionale e umana e speriamo che abbiate gradito questo piatto che potreste riproporre a casa. Alla prossima! Questo programma è realizzato in collaborazione con Ristorante Casa Tua.